La filosofia ha lo scopo di diffondere il pensiero umano in relazione alla vita, alla esistenza e alla realtà. È vero scandalo quando una novità assoluta, ineccepibile e sorprendente è totalmente ignorata dalla filosofia e proprio in ragione della sua novità assoluta. Questa verità oggi esiste, ma è totalmente ignorata dalla filosofia, anche quando essa è ben espressa, come lo è ora. Essa si basa sul terzo principio della legge dinamica, chiamato di azione e reazione. Questo terzo principio afferma che c'è in atto un perché che è sempre uguale e contrario alla verità dei fatti, dietro ogni dinamica osservata in una azione reale. La conseguenza, molto importante, è che poiché l'esistenza di ogni uomo si manifesta in un movimento universale che procede da quel punto del suo presente e va fino verso quello della sua reale morte, allora la verità, sorprendentemente uguale e contraria a questa realmente apparente, è che noi uomini tutti siamo proprio personalmente già discesi tutti da quella morte fino a questo oggi con il nostro spirito di osservatori. Ciò è da giudicare vero proprio dal fatto che noi, vivendo realmente, stiamo percependo tutto secondo la dinamica opposta a quella vera. Il terzo principio afferma infatti che è impossibile l'esistenza di ogni azione reale apparente senza che esista anche la reazione, l'azione uguale e contraria ad essa e non apparente, quella della ridiscesa fino al nostro oggi del nostro spirito di soggetti osservatori. Il ritorno del corpo dal suo oggi e fino al suo punto della sua apparente morte deve necessariamente coesistere con la già avvenuta ridiscesa dell'anima dal punto di morte e fino a questo nostro oggi di noi osservatori. Spirito e corpo sono entità opposte tra loro, come lo sono l'antimateria e la materia. E anche queste due hanno movimenti contrapposti nello spazio-tempo. Inoltre, l'interazione tra meno 1 e più 1, ossia tra ogni azione e ogni reazione, è sempre meno 1. È il ritorno al passato. Noi percepiamo più 1, ma solo a partire da meno 1 come il suo causale antefatto. Si tratta dunque di una verità senza alcun possibile dubbio che è solo da maturare. Quindi, se tutto il pensiero filosofico è a tutt'oggi ancora lì a discutere sui valori della vita,
deve biasimare solo la sua scandalosa incapacità di assegnare alcun credito e valore a queste idee della NSI, la Nuova Scuola Italica di Filosofia della Scienza di Romano Amodeo. Me che vi parlo.